La storia della parola di oggi è strana perché oggi c'è una parola che non esiste, o meglio, che non esisteva fino agli anni 90, perché è stata una parola inventata da un comico, Corrado Guzzanti, che la usava nei suoi sketch in una trasmissione che si chiamava Avanzi, ma in realtà non esisterebbe il verbo perplimere, è semplicemente la derivazione dell'aggettivo perplesso. Cosa vuol dire perplesso? Perplesso sei quando sei. Qualcosa ti fa venire dei dubbi. Vedi un tuo amico, qualcuno che si comporta in modo strano e sei perplesso dal suo comportamento. Ecco, invece di dire che quella cosa, quell'atteggiamento mi rende perplesso, adesso è possibile dire che mi perplime e quindi farlo diventare un verbo. Questo perché è un neologismo, una parola nuova che è entrata nell'uso, quindi dagli anni 90 a oggi, adesso si può usare tranquillamente, ma quindi questo significa che la lingua ti permette di fare questo, di buttare dentro nei vocabolari parole che non c'erano? Sì, si può fare. Se volete, potete inventare anche voi una parola e se tutti iniziano a usarla e a dare lo stesso significato che avete scelto voi, quella parola un giorno diventerà una parola del vocabolario. Che ne so, volete dire gurubu e gurubu? Il gurubu cos'è il gurubu? Il gurubu è quando una nuvola da sola sta lì in mezzo al cielo, unica, allora diventa un gurubu. Ecco, se volete potete farlo. Certo, l'italiano, va detto, è una lingua un po' tradizionalista, resistente, cioè ai neologismi. È difficile che una parola entri nell'uso, ci vuole un sacco di tempo e a volte anche c'è una certa resistenza da parte dei parlanti, cioè di noi italiani. Per esempio, quando è arrivato petaloso, tante persone, ma petaloso, cos'è questo petaloso? Non va bene perché non c'è nella lingua. No, se le persone iniziano a usare petaloso, petaloso, beh, allora diventerà una parola. Oppure, che ne so, ancora apericena. Apericena non piace neanche a me. Però ecco, è un neologismo, una parola che però funziona, si potrebbe usare tranquillamente. Bene, in questo periodo siamo tutti un po' perplessi, ci sono tante cose che ci perplimono, vero? Bene, e voi da cosa siete perplessi? Che cosa vi perplime in questo periodo, in questi giorni in cui tante notizie, tante cose ci rendono, eh? Che cosa vi perplime in questi giorni? Raccontatemi o raccontatecelo e ci vediamo.